vertebrati e invertebrati. Il regno degli animali è formato da organismi eterotrofi, cioè che si cibano di altri esseri viventi. Esso comprende moltissime specie diverse, da quelle più semplici come le spugne a quelle più complesse come i mammiferi. Gli zoologi, cioè gli studiosi che studiano gli animali, hanno classificato gli animali in base a delle tipologie. Ad esempio, possono essere distinti per il modo di nutrirsi, oppure per il modo di riprodursi, per il modo in cui respirano, oppure per una caratteristica fisica. Oggi scopriremo la classificazione in base ad una caratteristica fisica. Infatti, in base alla struttura del corpo, possiamo dividere gli animali in due grandi gruppi, vertebrati ed invertebrati. I vertebrati si dividono in 5 gruppi: i pesci, come questo pesce chirurgo, gli anfibi, come la rana, i rettili, come i coccodrilli e i serpenti, gli uccelli, come questo piccolo pettirosso, e i mammiferi, come il cavallo e il leone. E ricordati, al gruppo dei mammiferi appartiene anche l'uomo. Gli invertebrati, invece, sono privi di scheletro e di colonna vertebrale. Hanno il corpo molle e si distinguono in 6 gruppi. I poriferi, come le spugne. I celenterati, come ad esempio la medusa. Gli echinodermi, come questa bellissima stella marina. Gli anellidi, come ad esempio il lombrico. I molluschi, che si dividono in più sottogruppi, come la chiocciola, che fa parte del gruppo dei gasteropodi, o la cozza, del gruppo dei bivalvi, oppure ancora il polpo, che fa parte dei cefalopodi. Infine ci sono gli artropodi, anche loro gruppo vastissimo e composto da vari sottogruppi, come ad esempio gli insetti, come la coccinella, gli aracnidi, come i ragni, i crostacei, come il granchio, e i miriapodi, come il millepiedi. Ricordati, i vertebrati si dividono in 5 gruppi: pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Gli invertebrati si dividono in 6 gruppi: poriferi, celenterati, echinodermi, anellidi, molluschi e artropodi.